ragazzi, bentornati nella seconda parte della puntata. Oggi voglio approfittare di fare gli auguri a tutte le donne, visto che è l'8 marzo. E voglio fare un augurio speciale ad una persona molto speciale che tra l'altro è qui vicino a me proprio oggi. Ma grazie. Intendo Oki. Lei è fantastica, poi è anche l'unica ragazza di Isola di Gorma, quindi si merita tutto il mio augurio. Scusa, e a me gli auguri non li fai? Ma certo che te li faccio, già, ad auguri, no? Sì, però sei arrivato un pochino troppo in ritardo. Titano me li ha già fatti e mi ha regalato anche le mimose. Tanto non mi interessa neanche più di Titano e non sono neanche più geloso, quindi. Ma io non ti credo molto. Comunque, passiamo alla parte del gioco che è molto più interessante. Sì, anche la mia parte preferita. Ecco, guarda quanti ce ne sono. Loro sono i nuovi personaggi della Wave 2. Sono fantastici e sono 10. Ma dato che sono così tanti, con quale giochiamo oggi? Allora, Saburo l'abbiamo usato l'altra volta. Sì. Quindi, vai, scegli tu. Io vorrei conoscere Torak, del popolo della roccia. Bella idea, e allora io scelgo... Chiudi gli occhi. Ehi, ciao. Fatto, apri. Userò Cryptus, la magia nera, l'oscurità. Sì, ma un pochino mi fa paura. Ci credo che ti fa paura, lui è il signore della paura ed è il generale delle truppe di Lord Voidus. Sai che non solo ha fortissimi poteri oscuri, ma anche un controllo totale dei soldati d'ombra. Grazie ai suoi portali, può evocare su Gorm un numero infinito di soldati, scatenandoli contro i Gormiti e indebolendoli. Quando i guerrieri sono stanchi, Cryptus compare da un portale e li finisce con il potere magico della sua lama. Caspita, fa davvero paura. Io invece ti presento Torak. Non è uno dei Gormiti più brillanti, ma è uno dei più forti. La sua armatura ricorda un toro e Torak ha preso tutte le caratteristiche di questo animale. Meglio lasciarlo tranquillo. Se si infuria, diventa inarrestabile. Quando inizia ad attaccare, la sua potenza non ha eguali. Una volta iniziata la carica, si fermerà solo quando avrà devastato tutto quello che si trova davanti a lui. Beh, ora basta chiacchiere, siamo proprio arrivati al momento della battaglia e ovviamente di sconfiggerti. Iniziamo. Vai, io mi sono schierato dalla parte dei cattivi, quindi sei pronto a perdere, Torak? No, questa volta perderai tu, io sono fortissimo. Tra l'altro io creerò dei portali, quindi va, ho creato un portale. Dove sei? Guarda. Ma così non vale. Sei confuso? Non vale così. Sei confuso? Stai fermo. No. Combatti. No, ho perso la mia lama. Hai perso. Aspetta che c'ho occhi, poverina, via. No. Aiuto, aspetta, ecco adesso io prendo la carica. Dai, ti portale. Colpisco! Ah, io no, ho fatto un altro così portale. Non vale. Fai portali, mi muovo da una parte all'altra. Non vale. Capriola. No. Allora facciamo così, un attacco finale, vai, sei pronta? 3, 2, 1. Ragazzi, nelle scorse puntate vi abbiamo presentato tutti gli elementi della natura. Sono davvero tutti molto importanti e bisogna assolutamente proteggerli. Sì, però non solo con i Gormiti. Anche noi, nel nostro piccolo, giorno dopo giorno, dobbiamo impegnarci per far sì che questi elementi possano continuare a sopravvivere, in modo tale da farci stare bene. Sì, perché ogni piccolo gesto quotidiano è davvero molto utile e importante. Esatto, per esempio, lo sapete che tra le tante cose che scartiamo ogni giorno, molti oggetti sono fatti con il materiale dell'alluminio. Ecco perché nella scorsa puntata eri vestito da uomo di latta. Già. Comunque l'alluminio viene spesso riutilizzato per moltissime cose, anche per le sue qualità. Ma per esempio? Ad esempio la leggerezza. Ah, giusto, come le bibite in lattina che sono molto leggere, giusto? Sì, bravo Johnny. Ecco, io per esempio le conservo e conservo anche le scatolette del tonno, così le posso riciclare. Ma davvero? Ma so che ci sono anche tante altre cose come quelle della scheda che state vedendo. Per esempio le lattine, come ho appena detto, le bombolette spray per i profumi, i deodoranti, le scatolette come quelle per il tonno, carne, pesce, le vaschette per gli alimenti. E i tubetti per conservare creme e cosmetici, le capsule, i tappi per bottire l'olio e il vino. E il foglio sottile come i coperchi per gli yogurt. Riciclare l'alluminio fa bene all'ambiente e all'economia. Ma lo sapete che l'Italia è davvero bravissima? È il primo paese in Europa e il terzo nel mondo per la capacità di riciclaggio dell'alluminio, che poi può diventare automobili, caffettiere, biciclette e tante altre cose. Esatto, è vero, tante altre cose. Il tema dell'alluminio, Giada, è molto interessante e sono sicuro che ne parleremo ancora nelle prossime puntate. Però voglio chiedere una cosa ai bambini che ci seguono. E voi, aiuterete mamma e papà a conservare gli scarti dell'alluminio in modo tale da poterli riciclare? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Ma adesso vuoi vedere un po' i disegni che ci hanno mandato i nostri amici? Non vedo l'ora, vai!
Ora è arrivato il momento del disegno gornitico! Bene, vediamo un po' i disegni che ci hanno mandato. Nella scorsa puntata abbiamo chiesto quelli di Saburo. Esatto, però prima vi chiediamo di disegnarci Cryptus, mi raccomando. Mi raccomando, non dimenticate la sua arma e i suoi occhi spiritosi. Va bene, andiamo avanti. Allora, ci è arrivato questo Saburo fatto da Maurizio Russo. Guardate che bello! Ma che bello, ha messo pure il logo! Wow, sei stato grande! Poi ci sono arrivati tantissimi altri disegni, per esempio Matteo Roda ci regala questa versione di Titano a pastello. Titano, bellissimo, ciao Titano, oddio che bello. Basta. Poi la torre degli elementi sempre fatta da Matteo Roda. Ma che bella, ha fatto un sacco di disegni. Sì. L'ultimo è questa versione di Zephyr che parla con un Darkan. Ma secondo io non so cosa gli stia chiedendo. Forse gli regala qualcosa. Una tazza di latte. Forse, un segno di pace. Non lo so, qualcosa. Poi Valerio Ottavi ci regala questa versione di Zephyr. Guarda che bei razzi che ha fatto. Ma abbiamo un... C'è anche scritto lui. Sì, perché abbiamo appuntato dei commenti molto qualcosina. Carini. Mi chiamo Valerio, ho 7 anni e vi voglio mandare un disegno di Zephyr che ho fatto io. Quando trovo i vostri video li vedo sempre, grazie mille davvero. Grazie Valerio, sei grande. Poi ci è arrivata questa versione di Gred su un foglio a quadretti fatto da Amin. Guardate molto che meraviglia. Bello, l'ha colorato perfettamente. Sì, e anche lui ci ha scritto qualcosa, giusto? Sì. Ciao, spero che la prossima puntata me lo fate vedere. Grazie. Grazie. Grazie a te che hai disegnato Gred. Poi abbiamo questa versione della Torre degli Elementi che, ragazzi, è qualcosa di fantastico. Ma è bellissima, l'ha creata. L'ha creata lui. Col cartone e l'ha colorata poi. Fantastico. E poi ha messo pure i collezionabili intorno. Bellissimo. Chi è che ce l'ha regalata? Emanuele. E c'è anche scritto: ciao, sono Emanuele, ho 5 anni. Vi invio la foto della Torre degli Elementi dei Gormiti fatta da me e papà. Che bello, wow, che l'avete fatta. Che poi vedi insieme anche questa cosa del farlo con i genitori, no? È bello. Ultimo disegno, Alessandro di 6 anni ci regala questo Gorok che a me fa davvero ridere perché ha proprio scritto Gorok arrabbiato. Io non so cosa sia successo. Chissà come mai. Non so cosa sia successo a questo Gorok. Forse avrà fame. Secondo me gli ha rubato gli slog. Può essere. E c'è anche scritto lui. Ah, giusto. Questo è il disegno fatto da Alessandro di 6 anni. Vi segue sempre. Grazie mille. Grazie davvero. Continuate a fare i disegni perché a noi piacciono davvero un sacco e poi li teniamo e li appendiamo. Sì, è vero. Ma adesso bisogna annunciare il vincitore del giveaway della scorsa puntata. Sei pronta? Io sono prontissima. Vai! The winner is... Il vincitore è... Massimo Fiorio. Ti invitiamo a scrivere a info@giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo premio. E mi raccomando, ricordatevi che da oggi la puntata è divisa in due parti. Esatto. Quindi la risposta può essere anche nella prima parte. Esatto, e mi raccomando, siete stati attenti a questo episodio perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda a quiz finale. Rispondete in modo corretto, così potete vincere anche voi il giveaway. Siamo arrivati al momento dei saluti e delle domande. Esatto, allora salutiamo Andrea D'Apolito, Marianna Orabona, Daniele Spizzirri, Gabriel Tovo, New Kevin Chanel Italia, Francesca La Neve e la mamma Federica, Omar Kiat, Bomper 996 Italia, SPK Dario, Salvatore Berardi, Filippo, Envy Fauzi, Filippo e Gabriele. Ciao a tutti! E ora rispondiamo alle vostre domande. Iniziamo con la prima. Allora, Antonio Evangelista ci chiede: mi regalate per favore l'albero? Adesso Antonio, mi faccio anch'io la stessa domanda. Dove è finito l'albero? Sono anch'io arrivato oggi e non lo vedo. In realtà l'ho portato a casa io, era troppo bello, era bellissimo. Andiamo avanti con le domande. Allora, Adam chiede: come si fa a sbloccare un gormita dal sito? Beh, basta inserire il codice così sblocchi il tuo gormita. Poi, adesso Giada, ci sono diverse domande ma più o meno tutte uguali. Wassim e Angelo Cabizza e Giuseppe Boccia ci chiedono: come si fanno a mettere i codici? Come faccio a sbloccare i gormiti nel gioco dei gormiti? E come si prendono i gormiti scrivendo la password? Rispondiamo. Ok, allora, puoi sbloccare i tuoi gormiti solo dal sito gormiti.it. Devi avere lo stesso username sia sul sito che sull'app. Esatto. E poi devi cliccare su evolvi la tua collezione e ti si aprirà una piccola finestrella dove puoi inserire il tuo codice e sbloccare il tuo gormita. E puoi fare un sacco di battaglie. Vai. Prossima domanda. Vai, fammela tu. Claudia ci chiede: vai, come si fa a far uscire il fumo dalla torre? Bisogna mettere l'acqua nell'apposito contenitore? Esattamente, sì. Dietro la torre degli elementi c'è un piccolo contenitore. Inseriamo l'acqua al suo interno e poi clicchiamo il pulsante ed esce il fumo. Andiamo avanti. Allora, Brick Trick Studios, spero di averlo detto giusto, e Amutti ci chiedono:
Ciao, scusate il saluto super cordiale, ma lo faccio comunque. Potrei sapere quando la Kotok lancerà il 27esimo episodio? Grazie per i fantastici video che fate. Beh, intanto grazie. Grazie mille. E allora, ci stanno lavorando, dovrebbero uscire entro il 2019. Esatto. Però seguiteci perché con noi ci sono sempre delle novità, magari. Sempre un sacco di sorprese. Si scoprono delle cose nuove. Esatto. E ultima domanda. Curem ci chiede, la serie 2 che ho visto oggi in edicola è ufficiale o un fake? Perché le bustine mi sono parse molto diverse, i gormiti che ho palpato all'interno molto sottili. Ecco, io voglio soffermarmi un secondo sulla risposta. Ne abbiamo parlato nella prima parte della puntata. Esatto, ragazzi, ci sono in giro delle bustine che non sono quelle originali, quindi vi chiediamo di andare nella prima parte e di vedere attentamente quello che abbiamo detto per vedere come è stato sempre. Esatto, quindi state attenti, ragazzi, perché in giro ci sono dei fake. Bene, siamo arrivati alla fine dell'episodio. E niente, allora, mi raccomando, se siete stati attenti, rispondete al giveaway, condividete il video, spolliciate e rispondete ai commenti. E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, e iscrivetevi al canale YouTube. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao!